Ben ritrovati con le anticipazioni del Grigione Italiano. Questa settimana apriamo con Marco Zappa e la giornata interamente dedicata al dialetto che si è svolta sabato scorso a Poschiavo. Per noi c'era il direttore Antonio Plaz che ha curato anche un video, che una lunga video intervista che vi invitiamo a vedere sul nostro sito. Poi abbiamo il caldo che momentaneamente sta dando una tregua, ma che ha causato una serie di problemi alle colture e agli allevamenti. E poi una notizia che riguarda direttamente anche la tipografia Menghini, perché l'ente Museo Poschiavino ha acquistato con un contributo della tipografia la prima edizione italiana dei Dolori del giovane Werther, pubblicata proprio qui a Poschiavo nel 700. All'interno della Bregaglia abbiamo una notizia che riguarda la sostituzione dei municipali dimissionari, i due dei mesi scorsi a quali se ne è aggiunto un terzo, e poi ampi resoconti della gara di tiro alla rosa di sabato scorso e della stagione dell'anno del Tennis Club Val Poschiavo. E poi tutti gli appuntamenti del fine settimana, quelli culturali, con il concerto in Casa Console, e poi la presentazione dell'evento invece di questo fine settimana, cioè l'inaugurazione della mostra dell'architetto sondriese Galimberti. Allora, buona lettura e arrivederci. Ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento che anticipa le manifestazioni che avranno luogo questo fine settimana. Questa volta abbiamo scelto come evento faro la vernice della mostra di Giuseppe Galimberti, che si aprirà sabato alle ore 17. Con noi proprio l'artista Giuseppe Galimberti. Ecco, subito per la gente della Val Poschiavo le chiedo, ma chi è Giuseppe Galimberti? Ma io sono un architetto anomalo. Sono uno che è passato una vita splendida, ho 81 anni, perché non ho mai detto di sì quando volevo dire di no. Tutta la mia attività di architetto è stato un contrasto continuo con la politica valtellinese. La politica valtellinese è riuscita nel giro di 70 anni, dal fine della guerra, a distruggere una valle splendida, facendone una caricatura di una valle. Io anni fa ho deciso di andarmene in montagna, allevavo cavalli perché volevo insegnare ai contadini che usando il cavallo caricare alpe era una cosa facilissima, e l'ho fatto per 3 anni. Quando si sono accorti che la cosa funzionava, non mi hanno più invitato all'asta sull'alpe, ed è chiaro che non è che mi sia venuto il mal di pancia. Ho smesso, comunque ho usato per anni il cavallo come mezzo di trasporto, ma perché l'ho usato come test psicologico. Mi sono accorto che i cretini non possono andare a cavallo, i cattivi non possono andare a cavallo, e in effetti ho visto che è un bel momento. Noi viviamo un periodo stranissimo, guidato dai soldi, che non è che mi facciano schifo i soldi, è tutt'altro, mi fanno schifo i soldi usati male. Noi abbiamo usato 6.700 miliardi, mi pare, della legge Valtellina, distruggendo la valle. Io quando salgo in Val Poschiavo vedo che anche voi avete avuto un'alluvione, ma non è successo poi mica niente. Oltretutto l'alluvione non è stato un disastro, è stato un disastro che noi siamo andati a costruire nei luoghi dell'acqua. Quando arrivo a Poschiavo, non so, mi pare stato tantissimo tempo fa, il lago di Poschiavo si è formato da una frana. La frana del Monte Colpetto, c'è una relazione del genio militare del 1910 che diceva: guardate, state lì lontano perché c'è una frana in atto, noi dobbiamo fare una strada militare, dobbiamo farla, però la facciamo tanto ai provvisori. Quando è venuta giù la frana del Monte Colpetto tutti sono meravigliati. C'erano i contadini che avevano paura a portare le pecore perché c'erano dentro frane, sì, spaccature enormi. Pertanto dall'87 andando avanti, io ho continuato, avrò scritto non so quanti articoli tutte le settimane, proprio cercando di svegliare i miei colleghi architetti. I miei colleghi architetti sono sordi. Io sono sordo realmente, loro sono sordi alla poesia. Ecco, questo sono io. Ecco, dopo questo splendido preambolo, ci può spiegare cosa ci aspetta nella Galleria PG? È che non è per niente una mostra di quadri, una mostra di quadri l'ho già fatta, ma è una mostra politica. Politica in questo senso, che io, grazie a Dio, so disegnare molto bene, non sono modesto, no? Io sui giornali, su un pezzo di carta, quando vado a sentire conferenze, sento tutto, mi annoio a morte,
e disegno, disegno su qualsiasi cosa, eccetera, però io su quel disegno potrei dire poi cosa hanno parlato, cosa hanno detto, eccetera, perché ho questo tipo di memoria. Per esempio, uno dei disegni che mi interessa moltissimo di alla mostra, ci sono le scorie sul lago di Novate Mezzola. La Falck gli aveva fatto un impianto, diciamo, accettato dagli urbanisti, per cromare i rubinetti e i pezzi. Il cromo esavalente è altamente cancerogeno, eccetera. È stato fatto su una bella montagna di scorie, sono andati via, se gli ha messo mezzo metro di terra sopra, e questo sembra siano gli svizzeri, hanno chiesto della ghiaia di granito di San Fedelino per l'Alp Transit, no? Cosa hanno detto? Di fronte ai soldi, tutte le scorie, la regione dice, ma forse le abbiamo coperte, gli vorrebbero fare un frantoio sopra, no? Per triturare il granito di San Fedelino per vendere alla Svizzera. Mi hanno invitato ad andare a questa conferenza, mi sono divertito un mondo, perché il mio progetto era nel fare un albergo per esorcizzare la morte. Io per esempio conosco bene l'Europa, conosco benissimo l'Italia, e mi ricordavo una volta in Sicilia, ero giù con mia moglie, sono passato vicino a Enna e sentivo versi terribili, ed erano le prefiche che piangevano un morto, no? E tanto i parenti mangiavano e bevevano, perché è un'altissima civiltà che viene dai greci, no? Il fatto di demandare ad altri il dolore con lamenti terribili, sono delatrici favolose. Allora avevo proposto di fare un albergo per esorcizzare la morte e fare una scuola per prefiche per mettere la morte da una parte. Perché sul lago di Novate Mezzola è tutto da ridere, perché è una zona protetta, però gli hanno messo le scuole vicino. Ma questa è la politica di tutto il mondo e non solo dell'Italia, perché di fronte ai soldi... Ok, dal canto nostro non ci resta altro che invitare tutta la popolazione a partecipare a questa vernice, che da quanto detto e da quanto appena udito sembra veramente presentarsi in maniera molto ma molto interessante. Ripetiamo, l'appuntamento è per sabato pomeriggio alle ore 17, ecco, in Galleria PG. Ci terrei che si spiegasse che per esempio con me, io ho fatto 32 anni in Università Milano Politecnico, non ho mai voluto prendere la docenza, perché mi hanno chiesto di iscrivermi al Partito Socialista. Io ho appena restituito la testa al Partito Socialista perché mi aveva rotto le scatole, no? E mi sono rifiutato. Però sono stato giù 32 anni, ho 35 tesi a mio attivo, dove ho studiato anche i peli che hanno sedere sulle capre, no? Ecco, e mi piacerebbe proprio parlare con i contadini, eccetera, perché io la vera civiltà la trovo ancora nella campagna, nella città no. Tutto ok, male. Allora noi gente di campagna vedremo ad essere presenti a questa apertura. Un grandissimo piacere, grazie. Grazie e buon salve.